oggi nasce l'accordo tra Monviso Fruit e Davi. Monviso Fruit ha cominciato nel 2010 e oggi conta con 50 ettari di produzione di Crimson. Abbiamo piantato qualche ettaro per vedere come produceva l'Arra 15 e l'Arra 32 in Piemonte. Abbiamo visto che particolarmente l'Arra 32 è strepitosa ed eccezionale, sorprendendo tutti, e cominceremo a piantarlo. Noi siamo un gruppo di agricoltori e tecnici che nel 2010 abbiamo pensato di iniziare con una nuova coltura nell'areale saluzzese. Questo dovuto al fatto del problema della batteriosi del kiwi che ha flagellato in questi anni il nostro territorio, essendo il kiwi per la nostra zona una coltura molto importante. Ho pensato, grazie anche all'apporto di tecnici pugliesi, di portare una coltura molto importante nel saluzzese, l'uva da tavola senza semi. In questo momento ci siamo concentrati soprattutto su una varietà che si chiama Crimson, che ci ha dato ottimi risultati, però il mercato si muove e noi non possiamo rimanere indietro, non possiamo aspettare di avere dei problemi per trovare delle soluzioni, anzi stiamo cercando delle alternative, e in questo senso questa partnership con Avi ci aiuterà, noi aiuteremo loro e loro aiuteranno noi a sviluppare nuove varietà, per capire se potremo avere delle varietà che hanno magari un'altra colorazione, che si inseriscono in un momento diverso rispetto a quello che siamo abituati a fare, proprio per ampliare la nostra offerta rispetto ai consumatori finali e per dare una possibilità ai produttori di avere un'alternativa rispetto a una sola varietà, perché sappiamo che nell'economia di un'azienda è importante anche spalmare il lavoro in tempi diversi. Avi è un'azienda che è specializzata in uva, in nuove varietà, e quindi insieme porteremo avanti questo progetto. Questo progetto in prospettiva, secondo me, pensando a 10 anni, potrà dare qualche centinaio di ettari, realisticamente. Perché fatto bene, prodotto bene, queste uve sono in grado di collocarsi sul mercato dell'eccellenza di tutta l'Europa. Eravamo 7 soci, ora siamo 16 soci. Il primo anno di commercializzazione abbiamo raggruppato 500 quintali di uva, quest'anno siamo verso i 2500, nonostante sia stata un'annata difficoltosa perché le avversità climatiche hanno ridotto decisamente quello che era il nostro potenziale. Se non succederà niente di strano e incrociamo le dita, tranquillamente potremo, se non raddoppiare quasi, la produzione del 2017 nel 2018, e l'unione di tutte queste aziende ha fatto sì che la nostra esperienza crescesse in maniera più veloce, perché se ognuno avesse fatto la propria esperienza personale sicuramente avrebbe fatto molti più errori, avrebbe faticato di più a capire come risolverli. E non soltanto, ovviamente da un punto di vista commerciale il fatto di poter essere tutti uniti ci permette di avere dei volumi abbastanza importanti, tali da andare a intercettare magari dei mercati che i primi anni non riuscivamo a servire perché avevamo dei quantitativi più esigui. Noi nella nostra commercializzazione esportiamo circa il 95% della nostra produzione nei paesi del nord, e diciamo che lo stato più importante per la commercializzazione di uva da tavola Pirene è l'Inghilterra. In Europa attualmente siamo all'incirca 400 ettari piantati e credo che possiamo già dire che ci sono contratti per altri 200 ettari, quindi 600 ettari a breve. Quest'anno è stata un'annata speciale, ha collocato l'Arra 15 come una varietà di altissima qualità e con una risposta da parte dei consumatori eccezionale. L'hanno trovata straordinaria, ma non perché siamo simpatici o belli noi, perché magari simpatici, belli non tanto, perché è un'uva eccezionale. I consumatori ci hanno dato un ritorno straordinario, siamo contentissimi, quest'anno le vendite sono andate veramente molto bene. Ragazzi, è buona, buona.